questa occasione come federazione siamo molto orgogliosi di poter presentare questo lavoro. Lo sport è una filiera di valori incredibile. Lo sport equestre si differenzia dagli altri perché ha questo secondo atleta, questo compagno silenzioso e generoso che è il cavallo, che sta insieme all'uomo da milioni e milioni di anni, ha accompagnato l'uomo in tantissime attività. Nel secolo del Novecento si è dimostrato anche un grande atleta e devo dire nel 2000 si sta dimostrando anche un terapeuta, quindi il futuro del cavallo sarà sicuramente con il camice bianco vicino a tante persone con disagi mentali o sociali o fisici. Lo studio dimostra, sulla base di una metodologia affidabile, di un'attenta analisi dei dati, che il sistema degli sport equestri ha un impatto economico molto significativo. Peraltro su dati 2018 va sottolineato che in questi due anni il numero dei praticanti e degli iscritti alla federazione è cresciuto notevolmente, così come è cresciuta l'attività complessiva. Questo quindi dimostra come il sistema degli sport equestri crei un valore economico rilevante, le potenzialità di crescita sono ancora notevoli e di conseguenza la proposta anche del nostro studio è quella di attuare delle politiche per il rafforzamento delle strutture operative nei diversi territori. Va anche sottolineato la rilevanza che lo sviluppo degli sport equestri può avere sull'evoluzione del turismo sostenibile, del turismo slow, che è una componente molto importante dell'offerta turistica nel nostro paese. Gli aspetti dove gli sport equestri sono presenti nella nostra vita. Secondo me è un plauso e un complimento che lo faccia alla Federazione Italiana Sport Equestri, dovuto anche all'ottimo lavoro che si è fatto negli ultimi anni, a una serie di combinati di sposto che hanno sicuramente visto la FISE protagonista, vedi alla tradizionale piazza di Siena, altre manifestazioni che hanno supportato il movimento, c'è una mentalità imprenditoriale, numeri che vanno visti analiticamente, mi sento di dire paradossalmente che hanno utilizzato al meglio anche la tragedia, la disgrazia della pandemia, perché sicuramente è uno sport all'aria aperta, è uno sport non di contatto e quindi diciamo in qualche modo pur nella difficoltà del momento sono riusciti a implementare tesserati, affiliazioni che poi è il volano di tutto. E, oggi oltre all'aspetto sociale che è evidente, l'aspetto sportivo che ben conosciamo, emergono anche dei numeri economici. E una parte anche significativa di quello che è il PIL che lo sport italiano produce, che ricordo essere di fatto la sesta industria in assoluto, ha come protagonista anche la Federazione Italiana Sport Equestri. Penso a chi organizzerà gli europei a Milano nel 2023, penso a chi... Il mondo dello sport è un mondo molto importante che trasmette tantissimi valori ma che produce anche PIL, siamo la sesta industria del paese e dunque essere qui oggi alla Business School della LUIS in un evento che vede la Federazione Equestri con il presidente Marco Di Paola protagonista è molto importante, perché non dobbiamo mai dimenticarci che lo sport ha una grandissima valenza e che è fondamentale per la vita di ogni paese.